Curiosi del territorio è ormai diventata una cosa tradizionale, ma che ogni anno cambia, perché quest'anno abbiamo selezionato, come al solito, una trentina, quest'anno sono 22 giovani professionisti o in formazione, dai 22 ai 35 anni, giovani operatori, futuri operatori turistici o già operatori turistici, e se no operatori di scambi internazionali. Quest'anno è rappresentato un po', sono 10 paesi, è rappresentato tutto il centro Europa, dall'Inghilterra, la Danimarca, la Germania e molto est, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Serbia. È un interessante new entry, abbiamo accettato un giovane ingegnere dall'Azerbaigian e credo che sarà veramente molto interessante, anche perché uno degli scopi nostri, noi è chiaro, non siamo un'agenzia di promozione turistica, anche se il primo scopo è quello di formare degli ambasciatori che poi portino dei turisti o intensifichino i rapporti commerciali con il Friuli Venezia Giulia. L'amministrazione comunale diciamo, non fa altro che appoggiare queste iniziative. L'anno scorso lo ha fatto gli altri anni, perché questo va nel senso di una cultura del territorio. L'IRSE sta lavorando per portare avanti quella che è una crescita globale del territorio, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista enogastronomico, dal punto di vista dei nostri gioielli, che possono essere la Valcellina, che possono essere tutte quelle zone che probabilmente verranno messe sicuramente in gioco con l'ingresso di questi chiamiamoli turisti, di questi curiosi che non fanno altro che portare le nostre bellezze all'estero. Curiosi del territorio, 31 anni, questa casa li accoglie, li coccola, fa conoscere il Friuli Venezia Giulia e poi queste persone tornano ai loro paesi, tornano alle loro occupazioni, ai loro studi, però diventano i veri ambasciatori di questa terra, del Friuli Venezia Giulia, perché qui in queste 3 settimane si innamorano di questa nostra comunità, di questo nostro paesaggio, di questo nostro modo di essere e riescono poi a trasmetterlo. Pensate qual è il valore che questa casa, che l'IRSE ha dato alla nostra comunità regionale in questi anni. E continua a farlo, nel modo più bello, nel modo più importante, che è quello di continuare ad accoglierli, continuare col sorriso a formarli in queste settimane e a permettere delle contaminazioni che poi porteranno sicuramente a germogliare delle nuove piante che vedranno sicuramente il Friuli Venezia Giulia come punto di riferimento. Sono Giuseppe Morandini, ho 58 anni, sono laureato in geologia, lavoro in Fondazione Friuli, ma non sono bravo come voi, perché sono veramente, è che non siete stati bravi, siete stati efficaci, che è una cosa diversa, perché quello che avete fatto voi oggi è una delle cose più difficili che ti possano chiedere di fare, che è quello di presentare se stessi, e voi l'avete fatto in una lingua che non è la vostra, dicendo a noi che sapete almeno 3-4 lingue, che tutti voi avete un'esperienza lavorativa e parecchi di voi fanno 2 o 3 lavori addirittura. Quindi è un'efficacia, Giul Cappello, siamo noi che vi ringraziamo della vostra presenza. Perché oltretutto con questa presenza, Assessore Bozzonello, loro hanno un pregio che va al di là di tutti. Non conoscono Friuli Venezia Giulia. E noi andiamo a nozze, perché noi abbiamo bisogno di essere conosciuti. Abbiamo bisogno di far vedere cos'è la nostra regione. E voi, male che vada, ci sono una ventina di persone di questo livello, di questa eccellenza, che sono venute da noi, hanno la possibilità di darci un grande contributo nella nottata che vi aspetta, ma non possiamo che esservi grati. Io vi avverto di una cosa sola: chi non è mai stato in Friuli Venezia Giulia, poi ritorna. Io vi avverto che ritornate e vedrete che vi troverete bene, e se ritornate siamo qui ad aspettarvi a braccia aperte. Grazie e buona esperienza.
Seconda settimana in regione per curiosi del territorio. Si tratta di 22 giovani futuri operatori del turismo, di scambi culturali e commerciali, impegnati nello stage internazionale dell'IRSE, che è l'Istituto regionale di studi europei. Natascia Gargano li ha incontrati a Pordenone, dove sono ospiti. Siamo negli spazi di Casa Zanussi e ai banchi siedono i 22 curiosi del territorio arrivati a Pordenone grazie allo stage internazionale dell'IRSE, l'Istituto regionale di studi europei. Parlo 10 lingue, lavoro con i progetti interculturali, culturali e linguistici da Mercedes a Berlino e faccio pure la giornalista al mio blog per il mio paese, cioè Romania. Mi occupo dell'insegnamento della lingua italiana nel centro italiano di Baku e collaboro pure con l'associazione United Cultures attiva nel settore turistico-culturale. Io sono dall'Ucraina prima di tutto e quest'anno mi sono laureata in filologia inglese, quindi ho studiato le lingue. Le lingue sono la mia passione. I giovani professionisti, futuri operatori del turismo e del commercio, hanno già visitato le principali città della regione e poi Aquileia, Palmanova, Spilimbergo fino alle Dolomiti friulane, ricchezze del nostro territorio che promuoveranno da ambasciatori nei loro paesi di origine. Io cercherò di dare il mio contributo all'aumento della conoscenza legata al vostro splendido territorio e sono appunto qui per conoscerlo a fondo per poterlo promuovere di ritorno in patria. Mi ha colpito la gente piuttosto, che è molto simpatica, aperta, veramente una meraviglia. Questo stage per me è molto importante perché ho la possibilità di stare in un contesto più interculturale, di conoscere questa regione meglio. La regione partecipa con un contributo ad hoc di 15.000 euro al progetto che dura 3 settimane e si rinnova da oltre 30 anni. La prossima settimana i curiosi saranno anche impegnati in brevi esperienze di lavoro nelle aziende del territorio.